Abramo Vassarella, 29. Davide Moccia, 31. Angela Calvanese De Simone, 33 anni. Nicola De Simone, 40 anni. Una coltre di fumo avvolge ancora molte delle stragi italiane per le quali non sono stati identificati tutti i colpevoli e soprattutto non sono stati sciolti ancora i tanti nodi che coinvolgono pezzi delle istituzioni, mafie e depistaggi. Una di queste è la strage del Rapido 904, partito dal binario 11 della stazione centrale di Napoli nel fine settimana precedente le feste di Natale e mai arrivato a destinazione. Il bilancio fu di 16 morti e 267 feriti, soprattutto viaggiatori che ritornavano a casa o andavano in visita dai parenti per le festività. Oggi ricorre il 31esimo anno da quel 23 dicembre 1984 e la memoria dei parenti e delle comunità coinvolte non si ferma, anzi continua a richiedere di far luce, come lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto in una lettera inviata a Rosaria Manzo, Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. E la manifestazione di questa mattina nella stazione centrale di Napoli ha avuto appunto il senso di una costante memoria e della continua richiesta di verità. E hanno ragione anche perché i familiari delle vittime di questa strage, come anche di altri fatti gravi, non sono state tutelate dallo Stato. Poi nel loro appello c'è sempre una profonda sete di giustizia, di verità, una verità che non è stata ancora disvelata fino in fondo, soprattutto sugli intrecci tra terrorismo, mafia, pezzi di istituzioni e probabilmente della politica. Quella è stata una delle stagioni più buie della Repubblica. Lo Stato deve avere la forza di sradicare la mala pianta che c'è dentro le istituzioni democratiche. Da Napoli è venuto forte l'appello all'unità delle forze che resistono contro il terrore, contro le mafie, contro la corruzione e soprattutto contro quel pezzo di mafia che ancora c'è ed è molto forte all'interno delle istituzioni del nostro paese.